Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Oggi sono molto felice. Dirò solo, vabbè, avete letto il titolo, a prescindere però sto godendo, ma tanto, tanto Namek Saga. Queste sono le due parole importanti, ufficiali, perché vengono dal V-Jump, dei milioni di download, dei 350 milioni di download. Passiamo alla schermata importante, siamo sul profilo di Air che ha già postato, dopo guardiamo anche Ryokuta. Che bello. Ragazzi, voi non potete capire al momento quanto sono in hype. In hype per questa roba. Ragazzi, prima di andare avanti con il video, vi voglio ricordare che ho aperto un subreddit che potete trovare il link in descrizione nel commento pinnato, dove potete postare meme, fan art, video a cui reagire per le live di Twitch. Quindi ragazzi, andate a darci un'occhiata, venite a postare roba sul subreddit, io vi aspetto in live, reagirò poi al vostro content. Quindi venite. Sono state annunciate le prime informazioni su quello che saranno i 350 milioni di download. E cosa c'è? Un evento di Bulma una volta al giorno, 10 stone al giorno. Se non sbaglio ci fu per launch, 70 stone davano in quel modo. Sembra essere la stessa cosa, lo stesso tipo di evento. Però per ora, ragazzi, finché non esce l'immagine e tutto, è praticamente inutile un attimo fare speculazioni. Ma sembra quello. E in più, Leza alla Genius Force. Però come è scritto, non c'è scritto a chi, cosa, come, quando, dove, perché. Ok? In più, due eventi in cui la storia viene affrontata in dai due punti di vista. Quella dei cattivi e quella dei buoni. Quindi probabilmente quelle sono le due history come uscirono ai milioni di download della Cell Saga con Gohan e Cell. La parte dei cattivi, dove si andavano a menare tutti i buoni, e la parte dei buoni, dove si menavano tutti i cattivi fino a Cell. Quindi qua praticamente ci saranno Kui, la squadra Ginyu, Frieza, First Form. Probabilmente si passerà subito alla forma finale, FPF, tutte le cose. Dall'altra parte Gohan, Krillin, Vegeta, Piccolo, Goku Base, quello che tira la Genkidama, Goku Super Saiyan, probabilmente finisce lì. Queste sono le due history. Ragazzi, io sto godendo tanto, perché a me fa schifo GT. Ci può stare, vi può piacere, quello che volete, vi può piacere un casino Gogeta Super Saiyan 4, a me fa schifo. Io speravo in tre cose. Tre cose speravo. Namek Saga, perché ci sta. E ci manca effettivamente il duo, l'LR della saga più importante di Dragon Ball, secondo me. Goku contro Frieza. Non li abbiamo, cioè abbiamo Namek Goku, abbiamo FPF LR, ma non abbiamo due LR dello scontro più epico di tutto Dragon Ball. Goku contro Frieza. È la parte forse più amata dalla maggior parte della community di Dragon Ball, ok? Ed eccoli qua finalmente, cioè, ovviamente non hanno annunciato nient'altro oltre a questo, però è tutto Namek Saga based, quindi sarebbe un po' ridicolo se esce tutt'altra roba, come il terzo anniversario, per chi se lo ricorda, tutto Namek Saga, poi escono Vegeta e Gogeta, e uno fa, ma che cacchio c'entrano loro due? Non c'entrano niente. Però sì, va bene. Ok. Si spera non in questo. Io, comunque, stavo dicendo, speravo in Namek Saga? Bene. Bene. Speravo nella Saiyan Saga? Che è la Saiyan Saga, è quella saga bella, ragazzi. È la Saiyan Saga. Io amo la Saiyan Saga. Goku contro Vegeta. È tanta roba per me. Ci spererò per Natale a sto punto. Chi lo sa. Prima o poi verranno messi. Oppure speravo in Dragon Ball Super. Non tanto una future saga, però in generale un qualcosa su Dragon Ball Super. Speravo in quello. No, a me GT non piace, ragazzi. Non mi è mai piaciuto GT. Quindi se esce qualcosa di GT, già il mio hype va un pochino giù. Sempre che non è cose relative. Ok, Goku Super Saiyan 4 è figo,
Gogeta non mi piace, Omega e tutti i draghi mi fanno ancora più schifo, quindi per fortuna è una Mexaga. Andiamo da Ryokuta, c'è bisogno un attimo. Allora, qua parla Zenkai di Legend, lo leggiamo perché comunque sono news, però yeah, chi se ne frega. Legend Super Saiyan 2 Kale, ok, la grotta può essere la grotta. Vabbè, non aiuta sta roba, però Zenkai di Kale, ok. Vabbè, non è di nostro interesse, non è di nostra competenza Legends. A noi ci interessa questo, ci interessa tutto questo. Dokkan, il pianeta Namek attenuto. Vabbè, ottieni 10 stone quando completi l'evento bonus Pullman Dangerous Oruzuban, una volta al giorno. Hai ottenuto l'ultima medaglia del risveglio Z della squadra Ginyu. Organizzare un evento sfida per vivere combattimenti feroci da due prospettive. Quindi andiamo un attimo su Dokkan Wiki per parlarne meglio di tutte queste cose. Allora, il primo che dicevo era questo. Once per week launch treasure hunt. Questo dava 20 stone fino a un massimo di 100 stone e il 31 agosto 2020. Ecco, quello di Bulma sembra essere molto simile, nel senso che invece di avere, vabbè, una volta a settimana, è direttamente una volta al giorno 10 stone. Ci sta, nel senso, probabilmente durerà o 10 giorni, quindi 100 stone, oppure durerà 7 giorni, 70 stone, per quanto mi riguarda, per come la penso, ok? È stato l'evento dell'anno scorso dei milioni di download, infatti dicevo, mi suona simile la cosa. Ecco, sì, era questo qua, il Launch Treasure Hunt. Comunque, vedremo esattamente quando uscirà questa roba. Ci fu anche per i 250 milioni... infatti, nei 250 milioni di download nel 2018 ci fu questo evento. Prendi 10 Dragonstone al giorno fino a un massimo di 70 Dragonstone. Quindi 7 giorni, 70 Dragonstone, 10 stone al giorno. Erano comunque... a molti, cioè io mi aspetto che nel 2021 ci sarà la versione da 100 Dragonstone, non da 70, con tutta la sincerità. Questo però bisognava aspettare un po' più di tempo per prendere tutte le 100 stone, quindi... Però, vabbè, vedremo esattamente come funzionerà Bulma. Ora, l'altra parte di cui parla è... andando a prendere direttamente le history, ok? Perché con le history facciamo prima... Dragon Ball History. Durante i milioni di download di Gohan e Cell uscirono queste due history: Level 1 Android Cell Saga vs Super Warriors e Level 2 Android Cell Saga vs Android. Quello che dice in questa frase di rivivere la storia dai due punti di vista, a me sembra la Infinite Dragon Ball History, non un nuovo evento. Due nuove Infinite Dragon Ball History basate sulla Namek Saga e quindi su i punti di vista della Namek Saga. Da una parte avevamo, come detto prima, no? Gohan, Krillin, Piccolo, Vegeta, Goku. Dall'altra abbiamo i nemici. Lì è un po' più difficile, nel senso, vabbè, i nemici importanti. Poi soprattutto quanto dovrebbe durare? 9 turni? Perché alcune durano 7, alcune durano 8. Quindi di base mi aspetterei Kui o anzi Dodoria, Zarbon, la squadra Ginyu. La squadra Ginyu ci può stare tipo, tranne però vabbè Guldo. Quindi Raccoon, Jais, Barter, Ginyu, Frieza First Form. Secondo me poi si passa subito a Frieza Final Form e infine FPF, tipo 9 fasi. Per i buoni invece abbiamo, vabbè, Krillin, Gohan, Vegeta, Piccolo, Nail ci può anche stare. Ci può stare anche Nail. Abbiamo poi Goku Base, Goku Super Saiyan e al massimo Goku incacchiato quando si arrabbia del tutto contro Frieza. Ci può stare anche quello. Però a prescindere, sono tutte idee campate lì all'aria. Queste sono le prime speculazioni. Io aspettavo proprio le prime news vere e proprie per i milioni di download. C'è gente che si è presa subito male. Sarà il Saga perché hanno messo Gohan e Goku nel coso della pace. No. Non è il Saga. Non è Cell Saga, non è Gohan e Cell, non è Goku e Cell, tutte quelle robe lì. Ok?
Infatti molta gente è partita subito. Ragazzi, calma. Calma, è solamente un'info per le patch note della nuova versione. Basta. A prescindere da quello, poi abbiamo Leza, che come diceva anche Erdogan, non è chiarito, non è specificato. Questo bisogna aspettare. Ok, bisogna aspettare, perché ci sono un po' di squadre genio. Nel senso, perché è scritto così: hai ottenuto l'ultima medaglia del risveglio Z da squadra genio. Scritto così a me non riporta tutta la squadra genio. A me riporta, vado a prendere la categoria di squadra genio un attimino. A me riporta queste due LR. Con tutta la sincerità, mi riporta solamente a queste due LR: il genio tech e il genio fisico. Quello che ne ha più bisogno è il genio tech, io lo dico subito. Però, a prescindere, non è detto però che non siano tutti loro più il tech, ok? Non è detto che siano tutti quelli farmabili free to play più il tech. Non è specificato e bisogna aspettare l'immagine del V-Jump. Perché nell'immagine del V-Jump di sicuro metteranno la carta o le carte che andranno a Deza. Però per ora possiamo speculare, a lui gli serve tanto, ma gli serve veramente tanto, ragazzi. Gli serve veramente un casino Neza, perché fa letteralmente schifo. È vero, è uno di quelli che fa più danni nella road Genio Force, e quella road è l'Extreme Super Battle Road Genio Force, è una delle cose più schifose. Quindi ben venga qualsiasi Ezza delle loro unità, perché io non la voglio completare finché non diventa un pochino più ok da fare. Perché è facilissimo morire per niente, ragazzi, avete 200.000 HP, una special morite, ve lo dico. Quindi, a me va bene tutto, basta che diano una mano alla Genio Force. Ora, parliamo di unità possibili, questa è speculazione completa, non sono state annunciate. Per chiarirci quale Goku voglio, non voglio un Goku Base. Non voglio un Goku Base per un motivo. Voglio poter giocare anche una combo in Namek Saga. Quindi Goku Base STR che poi si trasforma in Super Saiyan. Con Goku Super Saiyan LR. E per capire quale voglio, perché lo adoro io questo Goku. Io adoro questa versione di Goku, che è proprio quella che dice: stai parlando di Krillin? E si incazza tantissimo. Active Skill quella lì, si sente lui che dice: stai parlando di Krillin? Parte in quinta ad ammazzare Frieza. Mamma mia, quanto l'adoro. Un active skill del genere, non voglio trasformazioni, io voglio Goku Super Saiyan proprio direttamente, che fa quell'active skill. Stai per caso parlando di Krillin? Parte l'attacco di Frieza Lumena. Quanto lo adorerai. Dall'altra parte invece vorrei un'unità transforming. Devo essere sincero, vorrei un'unità transforming. Motivo? Perché abbiamo comunque FPF. Anche se fa schifo. E vorrei vedere sinceramente un Ezza FPF LR, perché è completamente ingiocabile ad oggi. Fa schifo. Io, cioè, ci ho messo non so quanto tempo per pullarlo ed è un aborto Frieza Full Power LR. Ok? Quello che voglio vedere invece da Frieza è questo. Vi vado a prendere direttamente la versione di Frieza che voglio vedere. Voglio vedere direttamente una Final Form come questa. Ok? Quello che già sta spaccando il pianeta. Voglio vedere una versione Final Form che con Active Skill o con turni, X turni si trasforma, Active Skill fa la roba che parte come in copertina, ragazzi. Queste sono le due cose che vorrei vedere. Vorrei vedere queste due cose perché comunque è uno scontro veramente epico. Sono due carte che ci stanno veramente tanto. Da una parte un Frieza. I Frieza sono la controparte dei Saiyan. Poco da fare. I Saiyan sono tantissimi su Dokkan. La controparte è Frieza, Cooler e basta. Frieza, Cooler. Quindi, da una parte vorrei tanto vedere queste due cose. Detto questo, ragazzi, per il video è tutto. Abbiamo parlato per 15 minuti su IKK. Io sono in hype. Spero anche voi siate in hype. Ragazzi, stato un piacere, lasciate un bel like, commentate, e se siete nuovi sul canale
considerate l'iscrizione. Noi ci becchiamo al prossimo video, ragazzi.